Bentornati al nostro incontro di Io Resto a Casa con la Mindfulness. Dunque, questo è il quarto incontro e avete quindi già un po' di dimestichezza con la pratica. Avete fatto il body scan, avete fatto la meditazione seduti sul respiro e anche la montagna. E quindi avrete un po' di dimestichezza, un po' di stabilità, forse anche quando vi sedete. Sta iniziando a cambiare un po'. E siamo arrivati così al centro, al quarto incontro e al cuore, diciamo, della mindfulness, sia la meditazione di metta. E quindi questo è il nostro argomento di oggi. Ma prima di entrare in questo, volevo un po' sentire come va con la vostra pratica. Avete avuto dei problemi? Avete delle domande? Avete forse voglia di fare qualche riflessione insieme con noi? E quindi vi ricordo che i nostri numeri di telefono, i nostri indirizzi email troverete sulla prima pagina sotto le nostre fotografie. Quindi potete contattarci quando volete. Ci fa piacere di rispondere alle vostre domande e anche di semplicemente fare qualche riflessione insieme. Dunque, la settimana questa come che arriva, come pratica, diciamo, non formale, proponiamo di fare contatto con qualche momento piacevole. In genere, ogni giorno ha qualche momento di piacevolezza. Non è detto che la sappiamo accogliere, ma portando la consapevolezza al momento piacevole, ci accorgiamo forse di questi momenti e possiamo anche vedere che tipo di impatto abbiano su di noi. E quindi vi propongo di usare il vostro quaderno, se l'avete già, o se non, fatevi un piccolo quadernetto per questi incontri. E segnalate qualche momento di piacevolezza durante il giorno. Può essere una cosa semplice, una persona che vi sorride, un fiorellino che spunta dall'asfalto, un uccellino che canta, una poesia, un'immagine bella. Tante cose possono recare un pochettino di gioia dentro di noi. E quindi vediamo di proprio di esserne consapevoli. E durante questa settimana segnalare almeno uno al giorno. E quando scriviamo sul nostro quadernino, vediamo di scrivere com'era di essere in contatto consapevole in quel momento. E se non siamo stati consapevoli in quel momento, ma che ne diventiamo consapevoli ora o dopo a pensarlo, va bene uguale. E già questa è una consapevolezza e possiamo sentire che riscontro ha dentro di noi, nel nostro respiro, nelle nostre sensazioni fisiche. E quindi vediamo un po' di cogliere quindi momenti belli di piacevolezza. Ora, la meditazione di metta, come dicevo, è un po' al centro, al cuore proprio della mindfulness. Mindfulness senza metta è un po' come un uccello senza ali, cioè non vada da nessuna parte. E quindi è una pratica, una meditazione che ci aiuta ad aprire il cuore nel momento che è difficile, perché tutti, auguriamo tutti noi, di abbiamo avuto qualche momento nella vita in cui abbiamo sentito un amore incondizionato verso di noi, un momento di grande affetto. E auguro anche a ognuno di noi, penso di sì, che abbiamo avuto momenti in cui abbiamo sentito noi un affetto profondo verso qualcuno o verso un animale. Cioè, riconosciamo dentro di noi questa sensazione di benessere e di gioia. E quindi, invece, è difficile nella vita di tutti i giorni, è un momento frustrante quando siamo sopraffatti di paure, di angosce, di rabbia, di frustrazione, insomma, nei momenti di stress nella vita, di aprire il cuore e accogliere con gentilezza, con amore incondizionato questo momento, questa sensazione, questi pensieri, questo stato d'animo. Se
si parla di questa metta, questo amore, gentilezza, gentilezza amorevole, come quella capacità che ha una madre ad amare senza limite il suo unico figlio. Quindi è un amore del tutto incondizionato, un amore molto profondo, molto forte. E quindi in questa meditazione che andiamo a fare oggi vediamo di andare a contattare un po' questa nostra capacità, che è qualcosa innata in noi, non è qualcosa che dobbiamo imparare, però dobbiamo un po' praticare, imparare ad usarlo nei momenti difficili. Questo non è così, non viene così naturale. In genere, quando siamo afflitti di sensazioni molto difficili, molto brutte, siamo un po', non riusciamo a fare quella giusta distanza, a prendere contatto con essere consapevoli di quei momenti e quindi portare l'amore a noi e a quella situazione. E questa è la meditazione metta. E quindi volevo, prima di iniziare questa meditazione con voi, spiegare uno degli auguri che noi faremo degli auguri in questa meditazione. E in un augurio si dice che tu possa essere protetto dai pericoli esterni, esterni ed interni. E come interni consideriamo avversione, attaccamento e ignoranza. Allora, avversione, cioè la rabbia, essere avversi contro qualche cosa. Così come attaccamento ai desideri, cioè desiderare di essere qualcosa che non siamo, o desiderare di avere qualcosa che non abbiamo, oppure l'ignoranza, cioè essere confusi, essere in dubbio, non stare in contatto con la realtà, mancanza di consapevolezza, queste sono tre cose che vengono considerate come dei grossi impedimenti alla nostra felicità. E quindi quando facciamo un augurio dell'essere protetto dai pericoli esterni come quelli interni, intendiamo questi interni, queste cose qua. E quindi, bene, ora possiamo passare alla meditazione. Buona pratica. Ora facciamo una meditazione di metta. Quindi troviamo un posto tranquillo dove possiamo stare seduti indisturbate per almeno una mezz'oretta. Ci sediamo, entriamo in contatto con il corpo. Sentiamo la postura, sentiamo come poggiano i piedi per terra, se stiamo seduti su una sedia, sentiamo le ginocchia sedute per terra, sul sgabello, in posizione di loto, le natiche, le mani che poggiano nel grembo o sulle gambe, la schiena che è eretta e allo stesso tempo rilassata. Le spalle rilassate. La testa un po' inclinata in avanti e possiamo lasciare gli occhi socchiusi o aperti ma senza focalizzare su nulla, oppure possiamo chiudere gli occhi e fare contatto con il respiro.
Sentiamo, ogni inspiro e ogni espiro. Ogni ispirazione e ogni espirazione. Durante questa meditazione, come nelle altre occasioni, la nostra mente di sicuro qualche momento si distrae. Abbiamo già detto che questa è la natura della mente. E quando accade, con un sorriso riportiamo la mente sul corpo, sul respiro, sulla meditazione. Oggi faremo una meditazione di metta, di consapevolezza amorevole o gentilezza amorevole. Vuol dire che meditiamo per aprire il cuore. Non per essere più buone o più brave, ma per esserci. Per Iniziamo così a fare degli auguri a qualcuno che per noi nel passato, forse oggi, è stato di aiuto, ci ha dato un'assistenza, ci ha dato una mano in un momento che per noi è stato difficile o semplicemente ci ha fatto sentire proprio amati in modo non condizionato. Possiamo chiamarlo il benefattore. Quindi vediamo di richiamare dentro di noi una persona che è stato benefattore, benefattrice. Dentro di noi chiamiamo il suo nome, immaginiamolo di fronte a noi con l'occhio della mente. E ora gli facciamo degli auguri. Che tu possa stare bene, che tu possa vivere con salute, avendo salute. E se hai un momento che hai una malattia, una difficoltà di salute, speriamo, auguriamo, auguro che tu possa superare bene quel momento. Quindi che tu possa vivere in salute. E ripetiamo questo augurio più volte dentro di noi, guardando questa benefattore, questa benefattrice, facendo contatto con l'augurio e con la persona. Sentiamo come risuona dentro di noi questo augurio. Che tu possa vivere con agio. Che tu possa vivere con agio, con comodità. Che tu possa vivere con agio.
che tu possa essere protetto da pericoli esterni come quelli interni, intendendo avversione, attaccamento e ignoranza. Che tu possa essere protetto dai pericoli esterni come quelli interni. Che tu possa essere felice. Che tu possa essere felice. Sentiamo come suona questo dentro di noi, come riverberano queste parole. Questi auguri, come lo sentiamo nel respiro, nelle nostre sensazioni fisiche. Qual è un'immagine che sorge? E così salutiamo il nostro benefattore, la nostra benefattrice. La lasciamo andare. E ora chiamiamo la nostra attenzione, una persona neutra, una persona con quale abbiamo una relazione, come con la vicina di casa, forse, o il giornalaio, o qualcuno con quale lavoriamo in ufficio, quindi forse una persona con cui non abbiamo un rapporto forse profondo, però è un rapporto discretamente buono. Quindi la chiamiamo la persona neutra. Chiamiamo questa persona di nome, vediamo di chiamarla alla nostra attenzione, immaginiamola di fronte a noi con l'occhio della nostra mente. Che tu possa essere vivere in salute. Tu possa stare bene, che tu possa vivere in salute, e se capita che stai male, che tu possa superare questo malessere, che la possa superare bene e guarire, che tu possa vivere in salute. Ripetiamo questo augurio dentro di noi. Che tu possa vivere con agio. Che tu possa vivere con agio, con comodità. Che tu possa vivere con agio. Che tu possa essere protetto dai pericoli esterni come quelli interni, interni come avversione, attaccamento e ignoranza. Che tu possa essere protetto dai pericoli esterni ed interni. Che tu possa essere felice.
che tu possa essere felice. Rimaniamo in contatto con il nostro respiro, con le nostre sensazioni fisiche. Sentiamo dentro noi come suonano questi auguri. Come ci toccano. È arrivato il momento di salutare la persona neutra. Ti Quindi la lasciamo andare. E ora chiamiamo le nostre immagini davanti a noi, una persona con quale abbiamo difficoltà, abbiamo avuto difficoltà nel passato, con quale abbiamo una difficoltà in questo momento, una persona difficile, la persona un po' difficile che facilmente entriamo, con la quale facilmente entriamo in conflitto. E al meglio che possiamo, vediamo come possiamo aprire il cuore al nostro disagio, alla nostra avversione, alla nostra difficoltà, alle nostre paure rispetto a questa persona. Quindi iniziamo facendo un augurio di salute, che tu possa vivere in salute. Che tu possa vivere in salute. E se stai male, che tu possa guarire. Che tu possa vivere in salute. Ripetiamo dentro di noi, al meglio che possiamo. Che tu possa vivere con agio, con comodità. Che tu possa vivere con agio. Che tu possa essere protetto dai pericoli esterni come dai pericoli interni, intesi come avversione, attaccamento ed ignoranza. Che tu possa essere protetto dai pericoli esterni come da quelli interni. Che tu possa essere felice. Che tu possa essere felice. Sentiamo come suona dentro di noi. Suonano questi auguri verso questa persona. Per noi è difficile. E così è arrivato il momento di salutarlo e quindi lo lasciamo andare. Ora è arrivato il turno a fare gli auguri a noi stessi, che io posso vivere in salute,
io possa vivere in salute. E quando affronto una malattia che io possa guarire. Che io possa vivere in salute. Che io possa vivere con agio. Che io possa vivere con agio. Che io possa essere protetto da pericoli esterni come quelli interni, come avversione, attaccamento e ignoranza. Che io possa essere protetto dai pericoli esterni ed interni. Che io possa essere felice. Che io possa essere felice. E allarghiamo quindi il cerchio, allarghiamo il cerchio non solo alla nostra famiglia, ai nostri amici, a tutti in Italia, in Europa, ma a tutti gli esseri viventi, che tutti gli esseri viventi possano vivere in salute, che tutti gli esseri viventi possano vivere in salute e che possano superare le malattie e guarire. Che tutti gli esseri viventi possono vivere con agio. Che tutti gli esseri viventi possono vivere con agio. Che tutti gli esseri viventi possono essere protetti da pericoli esterni come da pericoli interni, inteso come avversione, attaccamento ed ignoranza. Che tutti gli esseri viventi possono essere protetti dai pericoli esterni come da quelli interni. Che tutti gli esseri viventi possano essere felici. Che tutti gli esseri viventi possano essere felici.
Rimaniamo in contatto con il respiro, con la postura fino al suono del gong.